Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente sul mio canale, io sono Diego e sono qui oggi per portarvi un video che ritengo veramente molto interessante, ovvero sono qui per spiegarvi come rimuovere la pubblicità dal vostro telefono senza aver bisogno di avere i permessi di root. Naturalmente in questo caso si intende di Android perché posseggo questo, ma penso esistano dei metodi anche per iPhone che non conosco e non penso di portare per la motivazione che sapete bene, ovvero non posseggo un iPhone. Questi video mi avete richiesto in moltissimi su Telegram, quindi ho deciso di portarlo. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace e una bella iscrizione. Entrate qua sotto nel mio canale Telegram e se volete anche nel mio gruppo, nel quale potete scambiarvi delle parole tra di voi o risolvere dei problemi tutti insieme. Dopo aver detto ciò, ragazzi, iniziamo subito con il nostro nuovo video. Prima di tutto dovremo prendere il nostro telefono e dovremo fare un procedimento veramente molto interessante. Qua sotto nella descrizione vi lascerò un link, ma potete cercarlo come nel mio caso direttamente su Google del vostro cellulare. Dovremo andare a cercare proprio su internet blockada.apk o semplicemente Blockada. Sarebbe il nome di questa applicazione che ci permette di disabilitare totalmente la pubblicità del nostro telefono. Dopo averlo cercato, come vedete, compariranno varie opzioni. Noi dovremo scegliere il sito ufficiale, che sarà quello che, come vedete, ho appena cliccato. Dopo averlo cliccato, in basso nella pagina avremo il download, ma se volete potrete vedere un pochino come funziona, di che cosa si tratta, chi l'ha creata e come del resto viene effettuato questo procedimento. Vedete subito che questo video non è in collaborazione con questa applicazione, ma l'ho trovata veramente utile e ho deciso di farci un video sopra. Scendendo basso, quindi clicchiamo su download per il nostro telefono e aspettiamo che si scarichi, sarà veramente molto ma molto facile scaricarla. Dopo aver fatto ciò, ci metterà veramente pochissimo tempo, avremo in alto nella nostra barra delle notifiche un avviso che ci dirà che praticamente l'applicazione è stata scaricata. A questo punto basterà farci un clic sopra e se avete il telefono che vi protegge dai download esterni, basterà che voi ci clicchiate e automaticamente vi dovrebbe riportare su impostazioni, dovrete abilitare la sorgente sconosciuta. Nel mio caso io la tengo sempre disabilitata perché so cosa scarico e come vedete mi parte subito l'installazione. Aspettiamo che si scarichi. Una volta dopo essere entrati nell'applicazione, come vedete avremo delle impostazioni già preattivate di base che saranno quelle che ci interessano, quindi mi raccomando non le toccate. A questo punto, se volete, potete scegliere di far sì che ogni volta che il telefono viene riacceso l'applicazione viene automaticamente lanciata, oppure potete disabilitare questa impostazione e questo vuol dire che ogni volta che spegnete il telefono dovrete riabilitare manualmente questa impostazione. Ovvero dovete riavviare l'applicazione per far sì che il blocco venga ammesso. Infine, in basso nell'applicazione avremo un tasto di accensione e cliccandolo ci farà connettere a una VPN, quindi praticamente ci permetterà di avere un segnale sicuro e senza le pubblicità. Questo per il semplice fatto che metterà un blocco che non permetterà l'arrivo di pubblicità sulle pagine internet, sui giochi e anche su YouTube. Questo è veramente molto comodo perché alcune applicazioni sono piene zeppe di pubblicità e non si ha la possibilità di utilizzarle in modo comodo, quindi tramite questa applicazione potremo farlo. Comunque, dopo aver evitato questo blocco, automaticamente vi chiederà di andare a dare i permessi, dovrete darli e alla fine potrete testarlo con delle applicazioni o semplicemente navigando online. Vedete che sarà un adblock a tutti gli effetti, come quello che utilizziamo per computer, ma quello lì non funzionerà solamente per Chrome, ma funzionerà per tutte quante le applicazioni e tutti quanti gli accessi a internet che abbiamo sul telefono. Io ragazzi spero che questo mini video vi sia piaciuto, mi raccomando fatemelo sapere qua sotto con un bel like e magari anche un bel commento nel quale mi consigliate un prossimo video da portare su questo canale e magari anche sul secondo canale che ho riaperto. Mi raccomando fateci un salto, là troverete una cifra di tutorial che vi potranno servire per scaricare qualunque tipo di programma e gioco. Che dire, inoltre mi raccomando entrate nel mio canale Telegram, seguitemi su Instagram e qua sotto ragazzi trovate il link anche al mio sito web che aggiorno giornalmente in continuazione. Niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando noi ci vediamo alla prossima volta, ciao belli! When life would move slower, we would never grow up. All we knew that love was for when we're old.